Abbiamo voluto fortemente come giunta regionale questo ITS del turismo perché la nostra regione ha forte vocazione turistica, quindi è vero che dobbiamo intercettare dei flussi turistici, ma anche è vero che dobbiamo formare dei profili esperti in turismo e per questo l'ITS, che è una via di mezzo tra le superiori e l'università, va sicuramente in questa direzione. Nascerà a Mociano, il presidente è di Lodovico. La particolarità dell'ITS è che è una percentuale di ore i ragazzi le svolgono nelle aziende, quindi l'80% ha occupabilità. Sono molto soddisfatto appunto perché cresciamo la qualità a livello turistico che ce n'era veramente bisogno. Questo è il sesto, ce ne sono altre 5 con altre specialità. I pensum e i programmi di preparazione nascono dalle necessità del sistema turismo e dalle necessità delle aziende turistiche. Quindi prepareremo questi percorsi di formazione e i ragazzi inizieranno ad avere una relazione diretta già con le aziende, in quanto il 30% del tempo di studio sarà in pratica nelle aziende. Questo ci permetterà a noi di assicurare ai ragazzi che stiamo formando un futuro lavorativo e gli permetteremo alle aziende di migliorare la loro qualità, avendo del personale idoneo per le attività. In Italia c'è il grande problema dello skill divide, paradossalmente abbiamo tanti disoccupati, ma allo stesso tempo abbiamo tante aziende che hanno bisogno di personale che non trovano che non trovano preparati per i loro fabbisogni. L'ITS cercherà di attaccare questo problema.